uomini e donne, in che cosa è laureato Armando Incarnato, età, lavoro e carriera. Tutto sul popolare Cavaliere del Trono Over. Dopo un anno di assenza Armando Incarnato è tornato alla corte di Uomini e Donne. Il Cavaliere ha conquistato la popolarità grazie alla partecipazione al Daytime di Maria De Filippi. Presente in diverse stagioni, ha frequentato alcune dame senza mai trovare l'anima gemella. In alcune occasioni si è anche impegnato per smascherare i vari volti presenti nel parterre rivelando il loro particolare interesse per le telecamere. Diverse volte si è scontrato con Gianni Sperti e Tina Cipollari ed è stato anche contestato da Maria De Filippi. Nell'ultime stagioni il suo ruolo è apparso più da opinionista che da cavaliere. Per molti telespettatori Armando non era affatto interessato a cercare la donna ideale. Lo scorso anno ha scelto di allontanarsi dalla TV per motivi familiari, problemi che ancora oggi non avrebbe risolto. Secondo le anticipazioni diffuse in rete il Cavaliere napoletano ha accettato di tornare in video, non è noto se e per quanto resterà, ma a quanto pare si è ritagliato già un suo spazio. Classe 1981, nato a Napoli dopo il diploma si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, un percorso che inizialmente lo appassionava, ma che non ha portato a termine. Il Cavaliere non è dunque laureato, ma è riuscito a trovare la sua strada affermandosi nel mondo imprenditoriale. Ecco che lavoro fa oggi Armando Incarnato quando è lontano dalla TV. Armando Incarnato, che lavoro fa il Cavaliere? Volto consolidato del Trono Over di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha sfruttato la presenza del Daytime di Maria De Filippi a suo favore. Oggi è molto attivo sui social, dove ha un vasto seguito, e dove non manca di raccontare la sua quotidianità professionale. Incarnato è infatti titolare di una catena di saloni per parrucchiere, la sua azienda Exclusive Luxury Hair è molto nota. Nonostante la sua affermazione manageriale Armando non ha mai nascosto il suo interesse per il mondo dello spettacolo. Il debutto a Uomini e Donne avvenuto nel 2018 gli ha permesso di farsi conoscere, e gli ha aperto diverse porte. Nel 2019 ha preso parte a Gomorra, la serie al fianco di Salvatore Esposito e Marco D'Amore interpretando una delle bodyguard, ruolo che ha ripreso anche nella quinta stagione della serie. In seguito ha recitato in un cortometraggio dedicato alla criminalità giovanile e ha partecipato alla campagna Real Housewives Napoli. Il Cavaliere napoletano ha anche lavorato come modello e sui social non manca di sponsorizzare vari brand,